Ciao a tutti, buonasera. Video improvvisato questa sera per parlare della bella di giorno o della campanella selvatica. Tutti noi la conosciamo, la vediamo di solito quando andiamo in giro a passeggiare o nei giardini, ma non ci facciamo molto caso in generale. Bella di giorno perché la sera tende a chiudersi e a nascondersi il fiore, per cui se passeggiate la sera vedrete solamente le foglie. Io ne ho raccolte qui un pochino giusto per farvi vedere com'è anche la bellezza dei rami che si avvinghiano e del fiore che appunto si apre solo di giorno, per questo bella di giorno. Poi c'è anche la sua sorella che si chiama bella di notte. Però oggi parliamo della bella di giorno o anche campanella, nome latino conosciuto è convolvolo, conosciuta anche come viluccchio o calice della Madonna, perché secondo alcune tradizioni la campanella, quella violacea, fu usata poi come calice dalla Madonna per potersi abbeverare. Un fiore che vediamo in giro spesso, fiorisce per tutta l'estate, quindi da maggio e per tutta l'estate, è stranamente considerato come un fiore legato un pochino alla debolezza, non so perché ha questa connotazione iconografica. A me in realtà ricorda l'opposto. Sono 3 o 4 giorni che mi torna in mente quando vado in giro a passeggiare e la vedo spesso. E ho detto ok, c'è bisogno che io parlo di te, vuoi essere raccontata un secondo. Non ha proprietà terapeutiche, per cui non stiamo parlando di erboristeria terapeutica, stiamo parlando di erboristeria magica, ossia a livello esoterico, quella che viene chiamata oggi un pochino psicometria dei fiori, che però è un nome brutto, per cui andiamo un pochino più nell'esoterico e nel sentire. Quando guardiamo la campanella, innanzitutto il colore è bianco. A me dispiace adesso che non la vedete aperta, però è un esercizio che vi invito a fare quando andrete in giro adesso, andare in giro la prossima volta che passeggerete di giorno ad osservare e ad ammirare il convolvolo, questo fiore meraviglioso che si apre ad imbuto, il calice della madre. Non a caso appunto secondo me è stato chiamato anche appunto il calice della madre, non solo perché secondo la tradizione la Madonna ci si è abbeverata, ma perché ricorda proprio un grembo, un utero, un ventre sacro, nascosto, molto delicato, però allo stesso tempo potente. Potente perché si avvolge, riesce comunque sia a sopravvivere da questi steli sottilissimi, crea dei fiori che sono meravigliosi, che danno nutrimento a tantissime specie, e non è un fiore appunto che consideriamo tanto, anzi addirittura viene chiamato infestante. Però come può essere infestante un fiore così bello? Tra l'altro, cioè, i miei occhi vanno in sintonia con lui in questi giorni, con il convolvolo. Convolvolo, se analizziamo un pochino la parola, il significato etimologico della parola, convolvolo, convolgere, coinvolgere, coinvolgere, quindi involgere all'interno. Involversi in se stessi, rientrare, specialmente a livello, parlo specialmente alle donne, rientrare nel proprio potere, nel proprio grembo femminile con delicatezza. Se guardo questo fiore penso alla fanciulla, alla nascita della fanciulla, alla bellezza, al godere la vita, a tutto quello che appunto di bello e di delicato c'è, che però non significa che è fragile. Per cui la delicatezza non è un simbolo di debolezza, anzi, la delicatezza è un simbolo molto potente, è la potenza di madre natura che anche nel fiore più delicato riesce ad avvinghiarsi agli altri e a sopravvivere. Questo è quello che mi è venuto da dire oggi pensando al convolvolo. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma vorrei proprio lasciarvi con l'idea appunto la prossima volta che andrete in giro, che vedrete appunto la classica campanella, di salutarla e apprezzarla e entrarvi in connessione. Potrebbe essere bellissimo fare una meditazione e durante la meditazione visualizzarla e vedere un punto iniziare appunto a fare una specie di viaggio sciamanico, iniziare comunque sia a visualizzare la pianta del convolvolo, le sue foglie che si avvinghiano. E poi piano piano visualizzare il fiore, entrare dentro nell'imbuto per raccogliere appunto il nettare di Madre Terra con il messaggio che ci vuole dare, specialmente oggi che è la festa del raccolto.
Buona serata a tutti, da me e dal Convolvolo. Oh, bella di giorno. Ciao.